Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora, non c'è dubbio, oggi sono due i temi a dominare i giornali. Per un verso la cerimonia che si è tenuta alla Camera di commemorazione di Giorgio Napolitano, è una cerimonia tutta interna al perimetro del palazzo, senza popolo. C'erano fuori i maxischermi, ma mancavano, diciamo, gli utenti dei maxischermi. Qualcuno se ne compiace, è il caso di Giuliano Ferrara sul Foglio e di Claudio Velardi sul Riformista. È curioso, diciamo, l'assenza di popolo che diventa un plus, anzi un plus, come dicono i competenti così. Ci comprendono anche i competenti in ascolto. Qualcun altro è il caso di Libero che invece individua tutto questo e mostra anche un apparato fotografico a Roma e a Milano con le pochissime presenze delle persone. Qualcosa significherà, no? Forse è il caso di interrogarsi su questo. Vedremo però anche gli entusiasti e vedremo anche, diciamo, il gioco delle figure, cioè coloro che hanno preso la parola alla Camera, ognuno dei quali, diciamo così, assolveva, come accade in questi casi, ad una delle parti del copione. L'altro grande tema è quello dell'immigrazione, piuttosto sfaccettato, perché per un verso, proprio a margine della cerimonia napoletana, c'è stato un lungo incontro tra Meloni e Macron. Per altro verso c'è stata la sparata del vice segretario leghista Crippa, che sembra, diciamo così, nel gioco poliziotto buono, poliziotto cattivo, quello delegato da Salvini a fare appunto, a sparare il colpo in aria. Ieri ha detto che la Germania attuale replica in forma diversa l'invasione d'Europa che il Reich realizzava, diciamo, nei modi diversi che sappiamo 80 anni fa, a stretto giro di posta. Poi invece Salvini ha fatto una dichiarazione per dire che lui apprezza ciò che la Meloni sta facendo in Europa. Ma naturalmente la discussione c'è. E oggi dovrebbe essere varato un decreto legge in cui ci sarà, ci sarebbe la stretta del governo rispetto ai falsi minorenni, a coloro che in base alla legislazione precedente del centro-sinistra possono usare l'autodichiarazione per dire: guarda, io ho meno di 18 anni, e molto spesso questo non accadeva. Non c'è moltissimo a sinistra se non un'analisi demoscopica assai preoccupante per la Schlein raccontata da Italia Oggi. E preparatevi su Repubblica alle nuove manovre correntizie di Franceschini. Ecco, diciamo, finisce l'estate, inizia l'autunno, arriva la prima rata del riscaldamento da pagare, c'è da comprare i libri a scuola per i figli e Franceschini organizza la corrente. Molto bene. Ci possiamo incamminare, le aperture, Libero, compagni che sbagliano, Landini e Nardella, coppia alla deriva. E perché? Per un verso la CGIL licenzia a raffica, non c'è solo il caso del portavoce, ma una pioggia di denunce dagli ex dipendenti. E la seconda storia che Libero appaia all'altra è quella di politici da mezza Europa che arrivano all'evento con la Schlein organizzato da Nardella e il sindaco fa pagare a noi. A centropagina, addio a Napolitano, il re senza popolo della sinistra. Così l'apertura di Libero. Andiamo a vedere il giornale che va sull'immigrazione, sbarchi, tolleranza zero, asse Italia-Francia, Meloni Macron alleati contro l'invasione. Stretta nel decreto, espulso chi mente sull'età, bufera sulle leghista Crippa, paragona la Germania al Terzo Reich. Il Tempo torna al tema delle ONG finanziate da Berlino, l'ipocrisia tedesca sulle ONG, mentre La Verità va su un personaggio che oggi compare due volte, ve lo ricordate, si chiama Marco Reguzzoni, è uscito dai radar, è stato in una stagione capogruppo leghista. Sul giornale firma un intervento di suo pugno, sulla Verità è un'intervista, ma il concetto è il medesimo. Napolitano mi minacciò: non metterti contro di noi. La cosa è, diciamo, presentata in modo più morbido ed elegante sul giornale, in modo più combattivo sulla Verità, però la sostanza è questa, dice Reguzzoni, mi prese sotto braccio, mi disse: ma lei è giovane, non si metta contro di noi, ha tutta la carriera davanti. Chi la può vedere come una morbida lusinga, chi la può vedere come una minaccia, ma
la sostanza, quella è. Andiamo a vedere le altre aperture. Corriere della Sera, sotto la a centropagina, le foto della cerimonia, Napolitano che stringe la mano alla signora Clio, ma il titolo principale è Meloni Macron sui migranti, un piano europeo. Il Fatto Quotidiano, allora qui immagine, però qui la cosa è veramente un po' curiosa, il Fatto gioca, non sappiamo se a prenderci tutti per il culo o se fa un po' di delicata autoironia, perché la foto è quella del balconcino di Palazzo Chigi, quello da cui si affacciarono tripudianti Di Maio e gli altri, abbiamo abolito la povertà. Allora, qui invece in un fotomontaggio si immagina che ad affacciarsi siano Enrico Costa, il capogruppo leghista Molinari, La Bongiorno, Salvini, Renzi, dietro si vede Tajani che festeggiano dallo stesso balconcino, titolo «Abbiamo abolito i processi, bomba a grappolo, la Lega rivuole la prescrizione con l'improcedibilità». Anche Forza Italia e Italia Viva contro la buona fede, e poi leggi all'interno, si tratta in realtà di una proposta di legge leghista. Allora, se facciamo i titoli sulle proposte di legge, andiamo forte. Va bene, Quotidiano Nazionale, migranti, espulsioni per chi mente sull'età, Messaggero, le parole del figlio di Napolitano, Giulio, mio padre, un patriota, titolo principale, migranti, espulso chi mente. La Stampa, l'Italia di Napolitano, però qui, con rispetto parlando, la foto raffigura una bara con Mattarella a lutto e due corazzieri, questa è l'Italia di Napolitano, auspicheremmo, diciamo così, un'immagine leggermente più vitale dell'Italia, però insomma qui, ripetiamo, c'è la bara avvolta nella bandiera italiana, due corazzieri, la signora Clio sulla sedia a rotelle, Mattarella impassibile, l'Italia, secondo Massimo Giannini. Andiamo su Repubblica, e qui torna un grande classico, non c'è lo schiaffo, oggi c'è la sfida, manovra, sfida all'Europa, c'è che ha fatto la Meloni. Per la finanziaria il governo prevede di aumentare il deficit al 4,3% del PIL, ignorando le indicazioni di Bruxelles. Incontro Meloni-Macron, gelo sul piano Mattei per l'Africa. Quindi tutti vi dicono che con Macron comunque da qualche giorno ci sono dei passi avanti, per Repubblica è gelo. Vedremo peraltro, tornando al tema sforamento, legge di bilancio, ok europeo sulla manovra, che la tesi di Repubblica, quindi qui diciamo a pagina 1 c'è la sfida, a pagina 2 ci sarebbe più che altro il cedimento, la tesi di Repubblica è che il governo sarebbe orientato a fare un poco più deficit, però a offrire il proprio sì al MES. Vedremo se le cose staranno effettivamente in questi termini. Segnalazioni da Libero. Allora, oggi un sacco di cose da vedere. Beh, intanto c'è l'esordio e firma questa mattina nella posizione dell'editoriale, ed è un gran piacere dopo tanti anni di sua presenza autorevole al giornale, oggi firma il suo primo intervento per Libero Giordano Bruno Guerri, che è una delle firme a mio avviso più illuminate del panorama giornalistico e culturale italiano. E Giordano Bruno Guerri fa un suo bilancio del primo anno di governo Meloni, ed è un bilancio in chiaroscuro, il gioco anche intellettuale di Guerri è quello di dire no, guarda, non è una guerriera, non è Giovanna d'Arco, non è, e si arriva a una transizione gestita bene, ma con alcune correzioni di rotta che sono necessarie. Pietro Senaldi ragiona invece su quello che è stato il caso del giorno. Ecco, oggi su questo vi segnalo due cose: online Federico Punzi su Atlantico, su cartaceo Senaldi su Libero, lo spot della Esselunga con una bimba che prende una pesca al supermercato, poi nel corso dello spot si capisce che la mamma e il papà si sono separati, al momento di vedere il papà la bimba regala questo frutto al papà dicendo te lo manda la mamma, insomma è il desiderio di una bimba che papà e mamma si rimettano insieme. Ah, per di cielo, sui social è successa l'ira di Dio, ah, uno spot antidivorzista, no, semplicemente è la lacerazione vista con gli occhi di una bimba, e qui c'è l'ossessione woke e l'ossessione, vorrei dire,
di vedere tu, di buttarla sempre in politica. Vanno ai pazzi semplicemente perché c'è una bimba che rivorrebbe insieme la sua famiglia. Punzi su Atlantico, Senaldi su Libero. Fausto Cariotti vi racconta la cerimonia con il gioco delle parti e con, diciamo, Gianni Letta addetto nel copione a, diciamo così, attenuare il conflitto con il centrodestra e con Berlusconi. Si rivedranno, si chiariranno nella luce, ha detto Gianni Letta. Chi vi parla? Il commento è un commento delicato, perché non c'è solo la cosa funerale senza popolo, funerale tutto interno al perimetro del palazzo, ma c'è proprio ormai una dimensione introiettata da parte della sinistra dell'assenza di popolo, svelata da una gaffe clamorosa di Gentiloni, che naturalmente nessuno ha colto, tranne questo articolo. Poi invece magari per alcuni non è una gaffe, ma è un punto di merito. Quando Gentiloni, per ricordare l'europeismo di Napolitano, dice: dopo Brexit fu il primo ad avvertire la necessità di una controffensiva europea. Scusa, controffensiva rispetto a cosa? Rispetto a un voto popolare, controffensiva rispetto alla gente. E allora vedi che esce fuori questa cosa di un popolo bambino da guidare, di una cosa paternalistica per cui devi prendere per mano la gente che altrimenti vota male. E poi vi segnalo il gioco finale dei nomi. Tutti chiamavano Berlusconi per nome, ciao Silvio, e lo stesso accade in modo diverso, ma accade anche per Meloni e Salvini. Nessuno ha esitazione a dire ciao Giorgia, ciao Matteo. Non c'è una sola personalità della sinistra che venga invece chiamata per nome. Nessuno, fermando Gentiloni per strada, gli direbbe ciao Paolo, e nessuno lo avrebbe detto nemmeno a Napolitano ciao Giorgio. Ci sarà un motivo, no? È questo parallelo tra Berlusconi immerso nel suo popolo, arci italiano, nel bene e nel male, e questi altri invece sempre collegio esaminatore del popolo, è una questione su cui riflettere. Ma questa è la mia opinione, sentiremo tra poco l'opinione avversa di Ferrara e Velarde. Antonio Rapisarda sulla stretta di mano tra Meloni e Macron e Pietro De Leo sulla sparata di Crippa. Alessandro Gonzato su il decreto che si annuncia e il giro di vite rispetto ai finti minorenni. Giovanni Sallusti su una cosa assai interessante che vi segnalavamo ieri qui, l'apertura del Telegraph di ieri, ve lo ricordate, con la ministra di origine indiana, ministra degli interni britannica, Suella Braverman, che dice: guarda che con gli attuali criteri della Convenzione ONU rifugiati, se in automatico consideriamo a rischio donne, persone omosessuali, eccetera, in una serie di paesi, si arriverebbe a 780 milioni di potenziali profughi al mondo. È possibile questo? No. E Giovanni Sallusti spiega benissimo non solo la ragionevolezza della proposta della Breyer, ma anche lo scandalo dei ben pensanti woke. Le storie di copertina. Fabio Rubini su Nardella, che organizza l'evento politico con sindaci, parlamentari da tutta Europa, e chi paga? Paga il contribuente. Mentre Francesco Specchia sui licenziamenti di Landini, non c'è solo il portavoce, c'è una sequenza di licenziamenti, c'è addirittura un sito dove si raduna, diciamo, il comitato delle vittime, e Specchia vi spiega benissimo tutta questa cosa. Sandro Iacometti sul partito Forza Spread che torna. Ovviamente c'è un tema di spread, questo va detto, ogni giorno sale di 3-4 punti e questo non va bene, ma dice Iacometti c'è un rinfocolare la cosa, addirittura presentando dati farlocchi. Ieri lo faceva La Stampa e diceva: ah, i BTP sono ai massimi. Non è così. Lo stesso grafico presentato ieri dal quotidiano torinese smentiva il titolo allarmistico. La pagina dei commenti: Ocone, che partecipa al dibattito cultura egemonia che si è aperto nei giorni scorsi. Francesco Specchia, divertentissimo, su Damiano dei Maneskin, quello che, diciamo, non si è risparmiato, diciamo, in questi mesi su aspetti personali, privati, sessuali, eccetera, e però se l'è presa male, perché in discoteca, mentre baciava un'altra ragazza rispetto a quella con cui era fidanzato,
Uno ha ripreso il video e ora invoca la privacy e specchia, gli dice: guarda che se sei una persona pubblica non è che puoi avere l'intermittenza della ribalta o della privacy. Tommaso Lorenzini sul caso ad Aosta di un curioso evento dedicato ai bambini e in cui sarà una drag queen a intrattenere i bimbi, è la cosa più opportuna. Mentre Marco Respinti, ecco, questa è un'altra cosa importante, ieri lo faceva il Wall Street Journal, oggi lo fa Libero ed è assai importante. Marco Respinti sui 1.000 giorni in carcere di Jimmy Lai, l'editore Hong Kong, il regime cinese lo ha imprigionato e anche proprio incatenato fisicamente per dare l'idea, se ne colpisce uno e no, e chiunque voglia alzare la testa è avvisato. Bene che Libero, oltre al Wall Street Journal, sollevi questa questione. Altre due cose di politica internazionale: Fabio Rubini su una storia preoccupante perché attraverso degli assunti contrattualizzati nelle nostre ambasciate, soprattutto nell'est europeo, c'è il rischio di casi di spionaggio cinese. È un pericolo non solo astratto. Mentre Federico Punzi su, diciamo, il primo tempo di una. Ci sono degli scioperi negli Stati Uniti. Oggi è andato Trump, ieri è andato Biden. Ha convinto Biden i manifestanti, così così, anzi per niente. E alla fine, dice Punzi, c'è stata quasi un'operazione da CGIL fatta ieri da Biden. Altre due cose di esteri: Giovanni Longoni sul Financial Times, che esprime dubbi sulle potenzialità della controffensiva ucraina, mentre sul versante opposto Daniele Dell'Orco che sente due contractor della Wagner. Queste e molte altre cose trovate oggi su Libero e davvero l'invito è quello di passare in edicola a prenderlo o meglio ancora di abbonarvi. Ricominciamo il giro: Napolitano, immigrazione e poi un po' di altre segnalazioni politiche. Allora, vi ho segnalato la copertura di Libero, Carioti e chi vi parla. Vi ho già segnalato Reguzzoni, ex capogruppo leghista, che interviene sul giornale e viene intervistato dalla Verità. Sulla Verità trovate anche giudizio, diciamo, storico, negativo su Napolitano, giudizio complessivo di Belpietro, che diceva: qui c'è tutta una pioggia di lodi, però non si può offuscare quel che Napolitano fece, in particolare nel passaggio del 2011. Volete invece gli entusiasti? Dai, andiamo a vedere gli entusiasti. È entusiasta il foglio, la camera magica di Napolitano, ci dice Caruso, fa inchinare l'Europa e al funerale riunisce i veri saggi d'Italia. Tutti gli altri, sì, tutti stronzi, invece c'erano i veri saggi. E anche l'incipit del pezzo di Ferrara, che poi è dedicato ad altro e vedremo in altro momento della rassegna, è tutto in estasi. Ieri il ceto politico e altri sparsi ha celebrato alla Camera una sinfonia sobria e ben riuscita in memoria del presidente emerito morto venerdì, Giorgio Napolitano. Sembrava tornato per un solo momento un paese freddo, razionale, emotivamente equilibrato, unito in un breve ma intenso atto memoriale di comune retorica repubblicana e nazionale. Poi vedremo in altro momento della rassegna cos'è che ha rotto questa meravigliosa sinfonia, secondo Ferrara. Insomma, dove la gente non c'è, è una meraviglia. Guarda, senti che silenzio, senti come si sta bene. E vedi poi gli ex comunisti, alla fine il riflesso è quello. Anche Claudio Velardi se la prende con la tesi di chi dice palazzo e non popolo. In un battibaleno, l'intensa cerimonia a cui avevamo appena assistito è stata triturata e archiviata come un evento di palazzo. E vedrete che oggi così se ne parlerà, temo, sui giornali. Qualcuno lo farà con veemenza partigiana, altri lo lasceranno intendere tra le righe e non sarà meno spiacevole. Allora, noi siamo spiacevoli per definirlo, dice Velardi, la puoi girare come vuoi, caro Velardi, ma. Una volta eravate voi che parlavate di connessione sentimentale, lo so che ora, diciamo, all'autore in questione si preferisce, che ne so, la Ferragni con Fedez, la sinistra influencer differenziati. All'inizio di un secolo, Gramsci, all'inizio del secolo successivo, Fedez e la Ferragni.
Però, diciamo così, oggi questa separazione tra demos e kratos, tra momento del popolo e momento invece dell'ufficialità e dell'esercizio del potere, dovrebbe essere preoccupante per la sinistra, però evidentemente non è così. Peraltro, ad aggravare la situazione sul Riformista, giornale che leggiamo sempre con tanto interesse, dove ci sono delle firme fantastiche da Benedetta Ferrucci, da Annalita Di Giorgio, però c'è anche la Fusani. La Fusani pure era in estasi mistica ieri. Giuliano Amato, come sempre, spiazza. Aspetta che te lo rileggo, è la Fusani che parla. Giuliano Amato, come sempre, spiazza. Questa è la Fusani e direi che possiamo chiuderla qui. E oggi però ci sono anche due cose da vedere. Una è sempre saggia e non ci sorprende, ed è la rubrica di Stefano Folli che evoca un aspetto, va detto meritorio in questo caso, diciamo, dell'attenzione culturale di Napolitano, e cioè l'attenzione al Risorgimento e nel 2011 le celebrazioni del 150esimo anno dell'Unità d'Italia, e Folli ragiona su questo. Ma a sorpresa, è una delle passioni critiche di questa rubrica, quante volte l'abbiamo criticata nella forma e nella sostanza, oggi però mi pare che si avvicini a un nodo, clamorosamente Lucia Annunziata sulla stampa, quindi sportivamente dobbiamo dargliene atto. Nessun rumore filtra da fuori, nemmeno il feretro è in quest'aula. L'addio a Giorgio Napolitano è come una grande bolla concettuale. Nessun inciampo, nessuna parola negativa viene a disturbare l'atmosfera più che altro melanconica. Però non è un complimento, dice guarda che è una bolla, e lo spiega successivamente. La domanda che mi faccio è se è troppo chiedere che le passioni, le azioni e i risultati di queste non vengano mai espunte dalla politica. Mi domando se il Parlamento sia ormai destinato, non è sempre stato così, a non far mai più soffiare nelle sue file, nella sua maggiore aula, almeno un refolo di verità. Non sono sicura se Giorgio Napolitano, il coraggioso, un uomo che non ha temuto di infrangere tutte le barriere che credeva giusto infrangere, sia stato felice di essere onorato in mezzo a 80 ovatta. Vabbè, questa cosa di Giorgio Napolitano, il coraggioso, francamente, no, non starò qui a fare la battuta sullo stemma di famiglia bianco in campo bianco, cioè non è stato proprio il coraggio la cifra della sua esistenza politica. Però la domanda che pone l'Annunziata è sacrosanta, troppa ovatta ieri, una specie di negazione delle antinomie, di negazione dei conflitti, tutto bellissimo, e infatti tutto bellissimo, per fare tutto bellissimo ti sei dovuto rinchiudere nel palazzo. Senza il fastidio della plebe sudata che avrebbe forse infastidito Ferrara, Velardi, non so bene. Va bene, andiamo alla questione dell'immigrazione. Meloni Macron, com'è andata? È andata bene, ve lo diceva Libero nei giorni scorsi e oggi un po' tutti i giornali lo dicono tutti, meno Repubblica che invece tira fuori il gelo. Meloni vede Macron gelo sul piano Mattei e anche la scelta della foto è quella di un Macron che guarda una Meloni perplessa, che fa una smorfia. La foto mostra non c'è intesa possibile. Però la giornata è stata segnata anche da altri due aspetti. Allora, per un verso, l'attesa del decreto, che dovrebbe arrivare oggi, di cui vi ho già parlato, sulla questione dei falsi minori. Per altro verso, il Bengala sparato dal vice segretario leghista Crippa, Germania di oggi paragonata di fatto a Reich, l'invasione del resto d'Europa fatta con modalità diverse. E questa cosa non è piaciuta neanche a un direttore di un quotidiano di centrodestra, che è molto severo, Alessandro Sallusti, che dice: c'è una sterminata raccolta di frasi celebri sull'elogio del silenzio, forse la più famosa recita "un bel taceto come scritto", il cui significato potrebbe essere sintetizzato così: la bellezza del saper tacere non è mai stata lodata a sufficienza. Spesso, purtroppo, le parole di autorevoli politici di maggioranza sono sovrapponibili a quelle dei twitteroli, neologismo che definisce gli invasati dei social. Sono convinto che Andrea Crippa avrebbe potuto e dovuto trovare argomentazioni più convincenti per dire una cosa vera, cioè che la Germania sta abdicando al suo ruolo di perno dell'Unione Europea
e si sta chiudendo nel più arrogante dei sovranismi, indifferente alle necessità degli altri paesi. E poi Sallusti passa a un tema, diciamo, generale di comunicazione, cioè di politici che fanno più i follower che i leader. Il copyright è del professor acuto e raffinato politologo che è Luigi Di Gregorio, che avete cominciato a leggere questa settimana sul Libero. Il concetto viene ripreso da Alessandro Sallusti. Sul Giornale c'è anche un altro commento assai interessante e a mio avviso assai condivisibile, che è quello del predecessore di Sallusti al Giornale, cioè Augusto Minzolini, che dice: guarda, gli argomenti della sinistra nascondono un punto debole, la sinistra non vuole deterrenza, non vuole attività dissuasive, a sinistra non va bene qualunque elemento che rappresenti un freno fisico o psicologico di ordine o di comunicazione rispetto alle partenze. Minzolini da leggere sul Giornale. Mentre della Braverman vi abbiamo già detto, vi risegnalo l'eccellente Sallusti sul Libero, Giovanni Sallusti, e anche altrettanto in sintonia Giorgio Gandola sulla Verità. Visto che cito la Verità, c'è anche un commento di Boni Castellane che, riferendosi a una serie di fatti di cronaca non commendevoli attribuiti a migranti violenti, dice: ma siamo in una fase in cui non sappiamo nemmeno più cosa fare, ci stiamo passivizzando, cioè una specie di passivizzazione per cui il massimo che facciamo è prendere il cellulare per riprendere, ma insomma il migrante violento ci trova inermi. Castellane sulla Verità. Su questo tema dell'immigrazione, l'attacco, diciamo, più forte a Salvini è quello del Foglio. Quindi c'è, diciamo, Sallusti che se la prende con Crippa più per la forma che per la sostanza. Gli dice: hai fatto una critica alla Germania fondata, però l'hai condotta con un paragone eccessivo, con un linguaggio sbagliato, una cosa da social. Mentre proprio non va bene niente al Foglio, che colpisce a sei mani. Due mani sono quelle del direttore Cerasa: la verità che Meloni non può dire sull'immigrazione, è ora di smontare le balle della Salvini, trattino leperinisti, trattino Caciaroni, trattino Teppistelli e associati. Quindi Cerasa immagina che ci sia una specie di agitatori, di sfascia carrozze che complicano il lavoro della Meloni. Canettieri focalizza su Salvini: tra Meloni e Macron Salvini è di troppo, cortocircuito lepenista. Giuliano Ferrara parla del neotruce del rutto libero: il rigurgito torna come strumento primitivo di comunicazione, esiste un limite alla balordaggine, domandine a Salvini. E va bene, qui diciamo si torna a uno sport che è tradizionale, che è quello del Salvini bashing, del pestaggio di Salvini. La Lega diciamo spesso se ne cerca, però non c'è nessuno, l'abbiamo fatto noi sul Libero nei giorni scorsi, non c'è nessuno che faccia però un'osservazione controintuitiva. Va bene, Crippa ha sbagliato, va bene, come dice, ha scritto più volte Stefano Folli nei giorni scorsi, è evidente la strategia di Salvini di creare un problema a Meloni, di alimentare una concorrenza anche ruvida, tutto chiaro. Però se Macron fa in questi giorni dei passi verso Meloni, ci sarà o non ci sarà un rapporto con il fatto che la sua arcinemica, la Le Pen, si è esposta proprio sul tema dell'immigrazione in Italia e quindi Macron è costretto, incalzato, pressato, messo sotto pressione dalla iniziativa politica della Le Pen a fare dei passi? E a nostro avviso sarebbe onesto riconoscerlo questo anche da parte dei critici della Lega, perché altrimenti, diciamo, si perde un pezzo, a mio personale avviso. Non c'è moltissimo a sinistra se non due cose. Allora, Alessandra Ricciardi su Italia Oggi sente il politologo Paolo Natale della Statale di Milano, che presenta una ricerca sulla fiducia, in questo caso nella segretaria PD, è assai preoccupante per il Nazareno. Schlein precipitata dal 39 al 24%.
in soli 6 mesi è crollata di fatto di 15 punti la fiducia nei confronti, vi ricordate tutto l'entusiasmo, l'effetto Elly, eccetera, e qua ci dice Paolo Natale. E in qualche misura, volete la conferma, si muove Franceschini. Quando si muove Franceschini non è, diciamo, una buona stagione per il segretario, peraltro appoggiato da Franceschini, che però, diciamo, già si prepara alla stagione successiva. E ce lo spiega Lorenzo De Cicco su Repubblica, pagina 11. Un correntone all'ombra di Schlein, il vertice segreto di Franceschini. Allora, in pratica, ve la sintetizzo io perché la cosa, diciamo, non è appassionante se non proprio per i drogati delle cose interne ai partiti. Franceschini è capo di una corrente che si chiamava Area Dem. Ora pare che sciolga questa corrente per realizzare una cosa alla quale aderiranno anche altri, tra i quali Nardella. Quindi Nardella c'è, ecco. Quindi quello che non fa lo sgombero delle cose abusive a Firenze e poi vediamo quello che succede. Quello che dà l'assalto agli appartamenti perché per carità gli affitti brevi no. Quello che prima ferma quelli di ultima generazione e poi si scusa perché sono ragazzi. Quello che organizza, abbiamo visto, l'evento politico a spese dei contribuenti, cioè adesso lotta con Franceschini e nel pezzo di De Cicco si ventila anche l'idea che in caso di tracollo della Schlein possa essere Nardella il nuovo campione. Interessante. Bene, visto che abbiamo evocato la questione affitti brevi, casa, eccetera, segnalo una bella intervista al giornale del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, lo sente Lodovica Bullian, che parla di attacco ai proprietari di case. Il punto di partenza è rappresentato, diciamo, da la manifestazione delle tendine, ma poi Spaziani Testa affronta tutti gli altri temi che sono sul tappeto e nella pagina accanto Curridori e Galici parlano della protesta delle tema su cui, diciamo, Libero si era espresso ieri. Diciamo che capita spesso che gli amici del giornale bravissimi il giorno dopo o 2 giorni dopo affrontino i temi che 1 o 2 giorni prima sono stati affrontati da Libero. Molto bene, vuol dire che siamo letti con attenzione. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè e lo sapete, avete la bella opportunità di passare in edicola, prendere Libero, meglio ancora di abbonarvi e poi, insomma, se vi resta un momento di tempo libero per cliccare su Amazon, il libro è questo, esce ormai tra 6 giorni, martedì prossimo in libreria, ma voi potete già prenotarlo da subito. Buona giornata!